Ok, buongiorno a tutti. Come vi dicevo nel breve video precedente in cui vi ho spiegato la questione di Newton e dell'inganno della gravità, ho deciso di dividere e di non fare più conferenze lunghe di modo da favorire la visualizzazione di coloro che poi guardano i video successivamente e favorire quindi anche la gestione dei file, no? Guardo solo se sono collegato. Scusate, ma devo verificare. Sempre. Ok, direi di sì. Ok, verificato. Allora andiamo a parlare questa volta a proposito del Re del Sud. C'è una lotta descritta nella Bibbia tra Re del Nord e Re del Sud, che sono potenze mondiali storiche che si succedono sulla terra e sono quelle potenze che vanno a dominare sul popolo di Dio, che dominano a vicende alterne, e se ne parla in Daniele, capitolo 11. Tutto il capitolo 11 narra quindi della storia di questi governi, che vanno a esercitare il loro potere sul popolo di Dio. Quindi si alternano, sono Babilonia, Roma, Siria, Assiria e così via, no? Fino ai giorni nostri in cui America, Russia, Cina la fanno un po' da padrone. Voglio andarvi a leggere quindi nel capitolo 11 di Daniele i versetti che parlano di questa lotta relativamente ai tempi della fine. Quando si parla dei tempi della fine si parla dei 7 anni in che stiamo vivendo noi adesso, no? Iniziati nel 2015, come vi dicevo, e che vedono il calpestamento di Gerusalemme, quindi un attacco diretto al popolo di Dio che viene abbandonato, possiamo dire, da Dio con il proposito di purificarlo. In effetti, in Pietro si dice del fatto che il giudizio divino inizia dal suo popolo. Allora, andiamo a leggere questi versetti. Qua dice Daniele capitolo 11, leggo dal versetto 40 fino alla fine, sono pochi versetti. E nel tempo della fine il re del sud si impegnerà con lui in uno scontro e contro lui il re del nord si riverserà con carri e con cavalieri e con molte navi e certamente entrerà nei paesi e inonderà e attraverserà. Effettivamente entrerà anche nel paese dell'adornamento. E saranno fatti inciampare molti paesi. Quindi vedete, entrerà nel paese dell'adornamento, il re del sud. Ma questi sono quelli che scamperanno dalla sua mano: Edom e Moab, la parte principale dei figli di Ammon. Ed egli continuerà a stendere la sua mano contro i paesi, e riguardo al paese d'Egitto non scamperà. E in effetti dominerà sui tesori nascosti dell'oro e dell'argento, e su tutte le cose desiderabili d'Egitto. E i Libi e gli Etiopi seguiranno i suoi paesi, ma ci saranno notizie che lo turberanno dal Levante e dal Nord, e certamente uscirà con gran furore per annientare e votare molti alla distruzione, e pianterà le tende del suo palazzo fra il Mare Grande e il Santo Monte dell'Adornamento, e dovrà pervenire la sua fine, e non ci sarà per lui soccorritore. Quindi c'è questa narrazione, no, che parla di questa lotta tra re del nord e re del sud. Il re del nord già l'abbiamo identificato con Gog e di Magog. Qua, parlando del re del sud, dice che entrerà nel paese dell'adornamento e dice saranno fatti inciampare molti paesi. Inciampare in che senso? Saranno fatti cadere, saranno ingannati in qualche modo. La stessa espressione vengono utilizzate, per esempio, per la bestia a due corna di Rivelazione 13. Un altro modo per arrivare a collegare il re del sud con la bestia bicorne, cioè la bestia che sorge dalla terra di Rivelazione 13, è quello di considerare il fatto che anche il Corano, nella sua Sura della Caverna, parla di un bicorne
che viene identificato con Alessandro Magno, ma in realtà non è Alessandro Magno, è Ciro il Grande, perché il bicorne è Ciro che era re di Media e di Persia, mentre Alessandro Magno viene identificato con la capra con un corno solo, perché Alessandro Magno da solo arrivò ad avere un enorme potere e questo corno poi viene diviso in quattro parti che sono i suoi quattro generali. Quindi un bicorne, si parla anche nel Corano, che viene ad attaccare Gog di Magog, cioè il re del nord, e chi attacca il re del nord? Il re del sud. Quindi la bestia bicorne è il re del sud, quella di cui si parla qua, che arriva nel paese dell'adornamento. E dice che fa inciampare molti, ma in effetti, se noi andiamo in Rivelazione al capitolo 13, si utilizzano espressioni simili per quanto riguarda la bestia che sorge dal mare e dalla terra. Infatti dice al versetto 11, Rivelazione o Apocalisse 13:11, dice: e vide un'altra bestia ascendere dalla terra e aveva due corna simili a quelle di un agnello, ma parlava come un dragone. Quindi due corna simili come quelle di un agnello, ma parlava come un dragone. Ed essa esercita tutta l'autorità della prima bestia selvaggia davanti a quella, fa sì che la terra e quelli che vi dimorino adorino la prima bestia selvaggia, la cui piaga mortale fu sanata, compie grandi segni, così da far persino scendere fuoco dal cielo sulla terra davanti al genere umano. Svia, dice qua, svia quelli che dimorano sulla terra a causa dei segni che le fu concesso di compiere davanti alla bestia selvaggia. Quindi fa dei segni, compie dei segni e svia semmai anche gli eletti. Arriva poi, costringe tutti, piccoli, grandi, ricchi e poveri, affinché si dia un marchio sulla mano destra, sulla fronte, e dice affinché nessuno possa comprare o vendere se non chi ha il marchio. Diceva in Daniele che arrivava a possedere, a gestire, no, tutto l'oro dell'Egitto, e per l'Egitto non c'era scampo, dove con Egitto si identifica la falsa religione. Quindi il re del sud attacca Gog di Magog. Gog di Magog in relazione con la falsa religione, l'abbiamo già detto nei video passati, quindi un attacco necessario per arrivare a gestire le ricchezze della falsa religione, che diventano necessarie sempre di più. Pensate un po' al debito italiano al 160%, e quindi il re del sud che pianifica l'espropriazione di queste ricchezze e quindi l'attacco all'Egitto che non scampa. Chi sopravvive a questo attacco? Edom, Moab, i figli di Ammon, cioè gli ultimi, quelli che non erano assolutamente considerati in Israele, che erano considerati come nemici, e che in effetti sono coloro che Gog e Magog arriva ad attaccare. Quindi la falsa religione cerca di attaccare il popolo di Dio che viene cacciato, c'è un terremoto, ma il re del sud arriva e distrugge Gog e Magog. Poi in realtà, diceva Daniele, al capitolo 11, anche il re del sud arriverà alla sua caduta, però la caduta del re del sud è successiva, perché avviene con la bestia selvaggia, quindi è dopo la caduta di Babilonia. Io con bestia selvaggia intendo quella a 7 teste e 10 corna. Questa è la bestia selvaggia, sì, ma è quella a due corna che crea un'immagine della bestia selvaggia e vuole che la si adori. E qui stiamo parlando, quindi, se vogliamo parlare di complottismo, della creazione di una nuova religione mondiale che vada a sostituire quelle distrutte e farà grandi segni, no? Quindi farà in modo che molti vedano in queste operazioni una salvezza. E dopo il disastro sociale che è stato causato, è evidente che non sarà difficile proporre una soluzione che possa essere vista in modo ingannevole da tutti come una soluzione ai problemi enormi che sono stati creati. Quindi il re del Sud è questa entità che arriverà a proporre questa soluzione. E se voi guardate un po' il panorama politico internazionale, si vengono a delineare, no, schieramenti, due schieramenti diversi, uno schieramento Obama, Bill Gates, il Papa e così via. Io in realtà non è che mi informo tanto su queste cose, quindi potrei anche dire delle castronerie, però scusatemi, ma è un po' la visione che mi sono fatto ultimamente. Dall'altra Trump, il QAnon, Putin, la Cina e così via, che stanno facendo un po' questo teatrino, per portare una soluzione ai problemi dell'umanità.
Va bene, questo era quanto per oggi. Vi porgo un saluto e ci sentiamo al più presto. Ciao a tutti.